Consapevolezza alimentare e sostenibilità ambientale sono due concetti strettamente connessi. Essere green non significa solo acquistare un'auto elettrica o limitare i propri consumi domestici. È ormai dimostrato che sono soprattutto le nostre scelte a tavola a pesare sull'ecosistema generale del pianeta in maniera determinante. Prima di raggiungere i nostri piatti, infatti, il cibo che mangiamo viene prodotto, conservato, lavorato, confezionato, trasportato, preparato e infine servito. In ciascuna di queste fasi vengono emessi gas serra nell'atmosfera, causa principale dei cambiamenti climatici che stanno segnando drammaticamente l'ultimo decennio. Optare per regimi alimentari a basso impatto ambientale quindi significa evitare esattamente quei prodotti che vanno a pesare di più sulla bilancia del cambiamento climatico e contribuire sia alla propria salute che alla vita sana per le generazioni presenti e future. Quali obiettivi si possono raggiungere scegliendo alimenti sani, biologici, naturali, possibilmente a chilometro zero? Due su tutti, oltre a quello del proprio benessere immediato, e cioè ottimizzare le risorse naturali del pianeta e ridurre al minimo le conseguenze delle nostre azioni sull'ambiente. Noi tutti possiamo percorrere questa strada individualmente e quotidianamente. Intanto possiamo iniziare a leggere le etichette dei prodotti che andiamo ad acquistare, consultando attentamente l'elenco degli ingredienti. Genuinità, origine, qualità ecologica sono le caratteristiche da preferire. Mentre una pratica di cui si parla poco ma che meriterebbe maggiore attenzione è certamente quella dell'agricoltura rigenerativa, ovvero che rigenera la fertilità del suolo evitandone lo sfruttamento intensivo o l'uso di chimica, fertilizzanti e di sostanze inquinanti della terra e dell'aria che poi vanno a finire anche nel nostro organismo. Adottare un approccio più green e sostenibile all'alimentazione non può non tenere conto anche della lotta agli sprechi. In un anno un cittadino italiano spreca in media 65 kg di cibo, prodotti che acquistiamo per poi gettarli nella spazzatura. Quindi dobbiamo necessariamente cambiare le nostre abitudini alimentari se vogliamo contribuire attivamente a ridurre i danni causati dall'uomo sul pianeta, garantendo un futuro alle nuove generazioni. E per farlo basta ricordare questo: ad una nostra maggiore consapevolezza alimentare corrisponde una generale più grande sostenibilità ambientale.